Benvenuti, abbiamo visto nel tutorial numero 21 che ritagliando un'immagine, adesso quindi andiamo a prendere il nostro strumento di taglierina, poi ritagliamo, partiamo da qui, ritagliamo la nostra immagine, ecco qua, poi ruoto, vedete qui abbiamo la linea dell'orizzonte storto, quindi lo ruoto, lo porto dritto in questo modo qua, e qui adesso alzo anche la parte qui sopra, la parte qui sotto. E quindi vedete, prendiamo anche le parti trasparenti. Poi qui, selezionando in base al contenuto, alla voce in base al contenuto, se premiamo invio, cosa succede? Che le parti trasparenti, praticamente, ecco qua, adesso lo vediamo subito, ci metto un po', ecco qua, le parti trasparenti vengono riempite in base al contenuto dei pixel circostanti. E questa operazione Photoshop lo svolge in automatico, facendo anche un buon lavoro nella maggioranza dei casi, soprattutto quando abbiamo superfici abbastanza simili, sia per quanto riguarda la tonalità che il colore, come in questo caso, vedete qui nel cielo e nel mare. Abbiamo anche la possibilità di intervenire con questo procedimento anche manualmente per riempire in base al contenuto alcune zone dell'immagine, come ad esempio per eliminare oggetti. L'abbiamo già visto, ad esempio qui adesso andiamo a prendere lo strumento lasso. Poi selezioniamo questo scoglio, questo qui in mezzo al mare. Una volta selezionato, andiamo in modifica, scegliamo riempi oppure maiuscolo più F5 e qui scegliamo come contenuto in base al contenuto, vedete? E clicchiamo anche sull'adattamento colore e premiamo OK. Deselezioniamo con Ctrl D. Ecco qua che il nostro Photoshop, vedete, ha svolto un ottimo lavoro, quindi ha riempito questa zona che noi abbiamo selezionato in base ai pixel vicini. Questo procedimento che abbiamo appena visto è ancora presente con Photoshop 2019-2020 e quando si tratta di intervenire in piccole zone va benissimo, ma Photoshop, dalla versione 2019, ha aggiunto sempre in modifiche riempimento in base al contenuto, migliorando notevolmente l'intervento di modifica entrando in un'area dedicata, praticamente una nuova finestra, con la possibilità di scegliere innanzitutto i pixel sorgenti, modificarli e visualizzare il riempimento con un'anteprima in tempo reale. Ma vediamo adesso come procede. Vedete, abbiamo questa immagine che andremo a trasformare selezionando la persona qui di mezzo e riempiendo in base al contenuto. Partiamo dopo aver duplicato il nostro sfondo in un livello, poi andiamo a prendere il nostro strumento di selezione, strumento lasso, scusate, e andiamo a selezionare la parte che noi dobbiamo riempire e prendiamo questa. Una selezione un po' così, non troppo accurata. Eccolo qua, passo in mezzo qui e congiungo. Ora andiamo in modifica, quindi in modifica, e qui troviamo riempimento in base al contenuto. Clicchiamo. E si apre l'area di lavoro dedicata e notate che è divisa in più parti. A sinistra qui abbiamo l'immagine originale. Qui al centro abbiamo la visualizzazione in anteprima delle modifiche e a destra il pannello con le opzioni di riempimento. Poi inoltre abbiamo a sinistra ancora la barra degli strumenti e in alto qui la barra delle opzioni. La finestra qui dell'immagine originale mostra l'area di campionamento con una maschera di colore verde di default che noi possiamo cambiare. Vedete, qui abbiamo qui alla destra, qui il colore, possiamo scegliere il colore della nostra maschera. Inoltre abbiamo l'area di campionamento, possiamo selezionare il campionamento oppure l'area esclusa, vedete, e naturalmente avremo l'inverso, quindi a noi interessa l'area di campionamento. E poi abbiamo l'opacità che possiamo abbassare della nostra maschera, quindi più o meno opacità, e la lasciamo circa al 50%. Nell'anteprima abbiamo il cursore dove possiamo modificare l'ingrandimento, la visualizzazione dell'ingrandimento della nostra anteprima. Vedete, più o meno, adesso possiamo aumentarla. Questa è la zona che ci interessa, la siamo al 61% in questo caso. E ora occupiamoci della nostra maschera. Abbiamo qui i nostri strumenti di opzione, quindi abbiamo lo strumento lasso. Lo strumento lasso ci serve per aggiungere o togliere selezione. Vedete, qui abbiamo i nostri strumenti di aggiungere, selezione o sottrarre, oppure i tasti di scelta rapida, Alt, sottraggo, vedete, diventa un meno, invece maiuscolo diventa un più. Quindi, dicevo, possiamo selezionare ancora e aggiungere la selezione, oppure col tasto Alt possiamo cliccare e, vedete, togliere selezione.
ritorno come ero prima, CTRL Z, e qui vedete abbiamo già una buona modifica per quanto riguarda il riempimento in base al contenuto. Abbiamo detto che il riempimento avviene in base ai pixel vicini e noi possiamo intervenire modificando questa maschera, eliminando cioè le zone che non devono essere interessate al procedimento. E questo lo facciamo con il pennello campionamento per modificare appunto l'area di campionamento. E andiamo a prendere il nostro strumento, il nostro pennello, che è qua su in alto. Anche qui abbiamo il più e il meno per aggiungere o sottrarre maschere. Naturalmente possiamo usare sempre i nostri tasti rapida alt, vedete, diventa un più, quindi aggiungiamo, oppure maiuscolo meno. E quindi adesso noi cosa dobbiamo fare? Guardate, qui abbiamo la zona interessata che si è riempita della parte di qua di sinistra, quindi col meno andiamo a togliere innanzitutto questa prima parte che non interessa al nostro riempimento. Poi andiamo a togliere tutta la parte qui su, adesso l'impiccio così vediamo bene, questa qui degli alberi, questa della macchina, che non interessa, del cielo, tutta questa parte qui, vediamo un po' come si trasforma, poi anche qui la maschera, e poi abbiamo, vedete qui la parte, anche questa, la togliamo, questa delle righe in mezzo. E guardate già il risultato che abbiamo ottenuto. Ora, vi dico subito che io ho fatto molte prove e non viene mai uguale, cioè possiamo selezionare, adesso per esempio togliamo, ad esempio, vediamo un po' questa parte qui, vediamo come cambia. E poi magari togliamo questa qui su in alto, questa sopra la macchina, però vedete adesso mi avvicino, tolgo via qui selezione, quindi andiamo a prendere il nostro strumento lasso e poi tasto Alt, tolgo questa selezione qui su in alto, quindi non abbiamo più la macchina, ecco qua vedete come abbiamo migliorato questa parte qui su in alto, riprendo il mio pennello e poi tolgo questa parte qui su. E vediamo di togliere anche questa parte qui che tanto non ci interessa. Andiamo ancora, ecco già come miglioriamo. Ecco qua, qui possiamo già dirci soddisfatti, poi con altri strumenti possiamo riempire qui in base al contenuto la riga bianca e qui un po' la strada. Però facciamo ancora delle prove, vediamo un po', proviamo a togliere questa parte. Vedete un po', abbiamo, diciamo così, peggiorato, vediamo un po'. Ecco, io direi che possiamo anche lasciarla così, vedete? E poi dopo andiamo a modificare in base al contenuto. A questo punto abbiamo qui la possibilità di salvare come in un livello, sul livello attuale, su un nuovo livello o duplica livello. Lasciamo a nuovo livello e premiamo OK. Togliamo la selezione, CTRL D, ed ecco qua che ci ritroviamo il nostro livello di riempimento. Ora adesso seleziono questo livello, quello sottostante, CTRL E, unisco in un unico livello, poi mi avvicino e possiamo modificare, andiamo a prendere ad esempio lo strumento clone. Poi vediamo un po' l'opacità, siamo anche su circa 90, vediamo un po', e poi andiamo a riempire queste parti qui, quindi premo col tasto Alt nella parte qui bianca e poi riempio, scusate, ecco qua, questa parte qui. Per avere una linea dritta, se vi ricordate, dunque, prima clicchiamo per avere il bianco e poi clicco, poi mi posiziono qui, anzi scusate qui, poi riclicco col tasto maiuscolo, ecco qua. E anche qui premo il tasto Alt, andiamo a riempire questa parte. Bene, anche qui adesso premo, picciolisco un po' il pennello, poi premiamo qui col tasto Alt, vedete, selezioniamo questa parte, mi posiziono qui e poi premo il tasto maiuscolo per tirare una riga completamente diritta. Poi magari facciamo così, in questo modo qui. E qui però abbassiamo l'opacità e poi ingrandiamo, ecco, aumentiamo un po' questa parte, questa qui vedete, ecco qua, vedete, questo era l'originale e questa è con la nostra modifica. Poi naturalmente se insegniamo un'altra persona,
otteniamo questo tipo di risultato. Vediamo ora un altro esempio che ho già trattato in un tutorial che riguardava l'aggiornamento Photoshop 2019 e qui le cose si complicano in quanto non abbiamo zone omogenee. Se vogliamo riempire in base al contenuto troviamo i pixel vicini, vedete qua, con curvature e direzioni opposte, cioè qui verso destra e qui verso sinistra. Comunque prendiamo a provare, quindi andiamo a prendere sempre il nostro strumento lasso, selezioniamo la parte da riempire, quindi partiamo da qui, selezioniamo questa parte, ecco qua, andiamo sempre qui in modifica, riempimento in base al contenuto, e andiamo a modificare la nostra maschera, naturalmente andare a togliere le parti che non interessano. Quindi abbiamo sempre il nostro meno, mettiamo anche un po' il nostro pennello, così facciamo prima, togliamo prima di tutto questa parte qui su in alto, poi questa laterale, questa, e anche qui sotto la parte del balcone, anzi togliamo anche questa parte qui. Qua. Poi guardate, qui abbiamo sulla destra, tra le opzioni, vedete abbiamo scala e speculare. Con scala, se ci avviciniamo, viene visualizzato anche nella descrizione, consente il ridimensionamento dei contenuti per ottenere una corrispondenza migliore, consigliato per contenuti con pattern ripetuti con prospettive e dimensioni differenti, quindi direi che possiamo attivarlo. Poi abbiamo anche speculare, e anche qui vedete è consigliato per contenuti con simmetria orizzontale. Proviamo a cliccare e poi possiamo, dunque, adattamento colore, abbiamo predefinito alta, vediamo un po' con alta, però lasciamo predefinito per adesso, poi andiamo a cambiare, anche adattamento rotazione, facciamo bassa, e qui quindi rispettiamo anche la rotazione. E poi adesso andiamo a provare, adesso ad esempio qui, togliamo questa parte, piano piano, vedete, dobbiamo fare un po' alla volta e vedere i vari cambiamenti, perché come ho detto prima non viene mai lo stesso risultato, anzi direi, vedete che abbiamo forse peggiorato. Proviamo anche a eliminare questa e poi anche questa parte qui sopra. Proviamo invece, dunque rimpiccioliamo e proviamo col tasto invece Alt, aggiungiamo, vedete, questa parte qui, vediamo cosa succede. Poi aggiungiamo anche qui e anche un poco sopra. Direi che quasi quasi ci siamo, non proprio. Andiamo un po' anche qui sotto. Proviamo a diminuire anche la selezione, quindi la parte questa. Tasto Alt per diminuirla. Ecco qua, vediamo un po', e anche questa. Ecco, guardate, vedete, già un po' ci siamo. Proviamo qui a cambiare adattamento colore, dunque nessuna, direi di no. Ovvero, ma quasi quasi, vediamo un po' invece con alta. No, direi che forse predefinito può andar bene. Invece adattamento rotazione con nessuno, no, direi proprio di no. Proviamo media. No, direi che anche qui bassa può andar bene. Ecco qua. Abbiamo praticamente questa zona qui da modificare, che possiamo farlo con il nostro strumento clone come abbiamo visto prima. Qui adesso andiamo a salvare, proviamo, lasciamo il livello attuale, CTRL D, togliamo la nostra selezione, ed eccolo qua. E qui basta poco per modificare e migliorare il nostro riempimento. Comunque datevi a vedere il tutorial numero 135 del corso di Photoshop, perché ho usato un altro esempio e diciamo così che tra questo e l'altro tutorial capirete bene come funziona questo procedimento. Vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial. Arrivederci.